Per chi ci segue è la facilitatrice, la donna di Bitonto che in cambio di soldi fornisce attestati OS. A Bitonto sono arrivate già diverse denunce nei confronti della donna. Maria Teresa, noi abbiamo brandito nel video il tuo attestato, come fai a dire che è falso calcolando che lo hai anche denunciato ai carabinieri? Nel momento in cui io ho fatto domanda, ho mandato anche verso una cassa di riposo, mi sono accorta perché loro mi hanno chiesto i documenti, perché loro mi avevano anche presa, perché mi avevano fatto delle domande tecniche, grazie a non alla signora, ma grazie a me come persona. Quindi loro mi avevano detto di dare i documenti, gli attestati, tutto quello che io avevo. Io vado in cartoleria per fare una fotocopia e allora mi accorgo, mi dice: no signora, questi attestati sono già fotocopiati. Dico: come fotocopiati? Ma c'è il timbro, c'è tutto. E lì inizio io a sporgere denuncia, a chiamare dove sono stati rilasciati. E cosa ti dicono? Questo è un fatto interessantissimo. Cosa ti dice l'agenzia che avrebbe rilasciato, l'ente che avrebbe rilasciato questa attestata? Che comunque chi ha firmato è deceduto 2 anni fa. Quindi non era possibile che ti avesse firmato? Assolutamente no, quindi mi avevano detto di mandare le mail e tutto per comunque autodenunciarmi, perché io per fortuna dovevo fare queste fotocopie e mi sono accorta che erano falsi. Tu hai pagato il corso? Io ho pagato 3.000 euro, ovviamente io accudivo la mamma. Ecco, questo è un fatto importante. Maria Teresa accudiva a casa della signora la mamma di questa signora, quindi non ti ha fatto pagare i 200 i euro, 200 il caffè euro, non sì, te l'ha fatto pagare. Il caffè pagare. Non me l'ha fatto pagare, però ho pagato, togliendo anche qualcosa che lei mi percepiva mensilmente, ho pagato 3.000 euro e in più il secondo attestato che sto anche denunciando, quello lì l'ho pagato 1.800 euro. Perché ha preso un'ulteriore specializzazione e anche quella si è dimostrata falsa secondo il tuo punto di vista, ma saranno poi le indagini ad accertarlo. Certo. Ci dici come hai frequentato, in che modo hai frequentato il corso da OS? Allora, io l'ho frequentato tramite un tablet che forniva lei a casa sua, quindi lei mi diceva, perché io chiedevo a lei: scusami, ma devo frequentare per non venire con tua madre, come gestire la situazione? Lei mi diceva: no, ma scusami, ma se stiamo in zona rossa, cosa devi frequentare? E si quindi fa, chi stava dall'altro lato del tablet? C'era un signore con capelli rossi, napoletano, io non so, dall'accento. Aveva un accento campano. Sì, aveva un accento campana, quindi io ero davo pienamente fiducia a lei, perché pensavo di stimare questa persona, mentre alle mie spalle c'era altro. Ora, tu hai fatto il corso, alla fine si sostiene un esame. Come l'hai sostenuto? L'abbiamo fatto sempre online, perché poi ci sono da dire anche le 1.000 ore che si fa. Intanto dici come hai fatto l'esame. È sempre online. Pensa un po' che lei mi disse a me: se hai bisogno di qualcosa, che ti agiti, ti aiuto io. Quindi lei stava dall'altro lato. Lei era a fianco a me e ovviamente non usciva dal tablet, perché dicevano che non potevo uscire, perché il professore era molto severo. Però era pronta a darti dei suggerimenti. Certo, perché se io non sapevo qualcosa, lei era pronta lì per aiutarmi. Uno degli elementi essenziali è il fatto della prontezza di risposta di questa signora. Sì. Quando tu gli hai chiesto perché io, a differenza di quelli che hanno preso l'attestato, non faccio il tirocinio in una struttura, un RSA. Perché lei mi ripeteva sempre che eravamo in zona rossa. In 2 mesi avrei avuto questo attestato OS. Io dice: comunque tu facendo questo è come se stai facendo tirocinio. E come lo facevi praticamente? A casa sua? Praticamente sì, con la carrozzella, un manichino c'era e io eseguivo, cioè ignorantemente eseguivo tutto quello che lei mi diceva, perché non pensavo, io pensavo davvero che in zona rossa non si potesse fare il tirocinio. Sì. E quindi io, lei mi dava la carrozzella della madre, questo manichino qui, quindi come sollevare. Questa cosa ti ha particolarmente colpito, ti ha segnato, perché tu, accudendo la mamma, ti aspettavi un trattamento diverso. Sì, io sinceramente non mi sarei mai aspettata questo comportamento, e non solo questo, perché dietro c'è altro. Comunque ha colpito tantissime persone. Restando nella tua storia, c'è un altro elemento importante che abbiamo tirato anche
anche nel primo servizio, nel senso che lei ha tentato di sistemarti in una struttura. Sì. Tu però sei andata a fare il colloquio, ma hai rifiutato questo lavoro, lei non lo sapeva ed è rimasta di stucco quando la dottoressa, che era dall'altro capo del telefono, le ha detto: guarda che la signora ha già rifiutato. Sì, perché io, grazie a una complice che era sua amica, perché anche lei è stata truffata e anche lei si è autodenunciata e ha denunciato questa signora qui, grazie a lei sono riuscita ad avere i messaggi dove lei chiedeva aiuto a questa signora, inoltrando sempre quel vizio suo solito che inoltra messaggi a tutti. Comunque tramite lei e grazie a lei si voleva far aiutare, come dire, perché io ero stata presa in questa struttura, come dire, lei doveva riferire a queste persone qui, alla struttura, per non farmi andare più, che loro non mi dovevano prendere, mi dovevano licenziare. Cioè, lei si era inventato il fatto che tu fossi una persona che faccia avvertenze. Faccio avvertenze a tutti, ho tutti i vocali che posso dimostrare, dimostrerò, perché io non mi fermo per tutto il male che ho avuto, dimostrerò tutti i vocali con la sua voce, dove lei comunque richiama la dottoressa, che comunque io ripeto, la dottoressa non mi aveva assunto grazie a lei, ma grazie alle mie capacità. Quindi lei si è permessa anche nell'intervista precedente di dire che comunque la dottoressa avrebbe preso lei, avrebbe fatto qualcosa. Non è vero niente, io disminuisco questo, perché lei mi aveva assunto grazie anche alla caposala, alle mie capacità, perché io sono stata fatta delle domande, ho fatto colloquio e lei non c'era con me. Quindi lo possono anche dichiarare e si è permessa anche di fangare la struttura e la dottoressa, che non è giusto. Poi ovviamente in questa storia ognuno sarà libero di fare quello che ritiene, di denunciarsi nel caso, certo, nel caso di colleghi di Maria tutto. Teresa, ma comunque anche per le strutture che in qualche modo vengono tirate in ballo da questa storia. Certo, perché detto anche da lei, dall'intervista, dice, ci sono tante persone che lavorano a nero, quindi si è data la zappa sul piede da sola. A meno che non abbia voluto, come spesso evidentemente fa, ingigantire meriti che non ha, ma noi siamo qui a disposizione di tutti. Ciò di cui siamo sicuri è che sulla questione ci saranno diversi sviluppi.